Il messaggio della Madonna, del Duo, che è un messaggio meraviglioso, che ci ricorda le verità fondamentali, le verità principali della nostra vita, perché ci ricorda il paradiso. Paradiso, paradiso. Però può sembrare bello, E però. quello è il problema, San Filippo Neri, perché io quando sono stata dalla Madonna a Civitavecchia che ha lacrimato Era il sangue, 26 poi sono il maggio. pomeriggio sono passato al santuario di San Filippo Benissimo. Neri, quindi a prendermi un po' della sua gioia, la gioia di essere destinata al paradiso, non che all'insicurezza. Cari figli, sono continuamente in mezzo a voi perché col mio infinito amore desidero mostrarvi la porta del paradiso. Desidero dirvi come si apre sta porta del paradiso. Il prete alla messa prende il corpo e il sangue di Cristo e dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questa è la porta del paradiso, che noi non siamo capaci. Per mezzo della bontà, della misericordia, dell'amore e della pace, cioè a dire per mezzo di mio figlio, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Un nenna pappardella. Un problema che tante persone invocano Gesù Cristo per sta buona salute. Ma che te ne fa da salute? Si può triste? Punto interrogativo, rispondici tu. Perciò, figli miei, non perdete tempo in vanità. Tutto è vanità, solo vanità. Solo la conoscenza dell'amore di mio figlio può salvarvi. Io qui ripeterei questo slogan fino alla fine della trasmissione. Solo la conoscenza dell'amore di mio figlio può salvarti. A te che va alla messa, pure ad un prievite, che non è perché uno è prievite e conosce l'amore di Gesù, perché è una cosa diversa, perché non è l'abito che fa lo monaco, carissimi amici, un è lo camice che fa lo medico, un è la divisa che fa lo poliziotto, perché ci può essere un poliziotto che spaccia droga, un carabiniere che imbroglia, un ibidem giudice, perché siamo uomini. Se uno non conosce l'amore di Dio, qualsiasi mestiere fa, amici miei, non mi sta attenti, non mi sta accorti. Solo la conoscenza dell'amore di mio figlio, no? La conoscenza della Bibbia, che uno sa imparare a memoria. C'è gente che sa la Divina Commedia a memoria, ma è contenta. C'è gente che fa le Venere di San Francesco, sempre, pure un giorno di Natale, in qualsiasi circostanza, e poi agita, e poi non è. Sono persone che portano guerre, insomma, c'è qualcosa che non va. Ecco perché la Madonna è scesa in campo, dicendoci la verità: solo la conoscenza dell'amore di mio figlio può salvarmi. E se uno mi domandasse, mo, Patrizia, per esempio, ma tu, Don Giancarlo, quanto conosci dell'amore di Gesù? Poco e niente, lo confesso a Dio e a voi fratelli, che io conosco pochissimo l'amore di Gesù e desidero conoscerlo di più. Per esempio, oggi pomeriggio, al carcere a Cosenza ad incontrarmi con questi amici, proprio perché io voglio conoscere l'amore di Gesù, non studiarlo e parlarlo. Certo. Perciò vado lì, ieri sono stato all'università cercando di incontrare qualche ragazzo universitario per conoscere, perché ancora io lo conosco poco. E allora se non lo conosco io, non posso farlo conoscere agli altri. Perciò, per mezzo di questo amore salvifico e dello Spirito Santo, egli mi ha scelto ed io insieme a lui scelgo voi perché siate apostoli del suo amore. Quando una persona che ha peccato incontra l'amore e dopo lo trasmette, quando una brava persona è stata sempre apparentemente, perché poi i pensieri e le cose Quella quotidianità ammucciate, intima non la conosciamo delle ecco, persone. è una brava persona presente che si brava, a me non mi interessa di venire a dire Don Giancarlo è bravo, è simpatico. Don Giancarlo desidera, ha sete dell'amore di Dio, non è una sete dei sordi, non è una sete di potere, sete di perché potrei, ha visto quante volte ti dico, ma io perché che vengo faccio, a me domando sempre, poi c'è qualcuno che mi vedo che ne trova giovamento e allora continua a venire, se no me ne stassi bello tranquillo. Per mezzo di questo amore salvifico, egli ha scelto me, insieme a lui scelgo voi perché siate apostoli del suo amore e della sua volontà. Figli miei, su di voi c'è una grande responsabilità. Io in questi giorni, a quei quattro gatti che vengono alla chiesa a domenica, dico, quando vi accusano quelli di casa che voi venite in chiesa e dicono che continuate ad avere difetti, gli dovete dare ragione, perché succede questa cosa qua. Ah, tu vai alla chiesa e continui così, mi fa un discorso. Dovete dare ragione, dobbiamo dare ragione. Hanno ragione quelli che ci accusano che non siamo buoni cristiani.
E noi gli dobbiamo dare ragione. Tieni ragione, marito mio, moglie mia, figlio mio. Però io vai alla messa, non per passare il tempo, per me liberare un po' che vuoi, così respiro un pochettino che mi soffocato. Vai io alla messa con la speranza che Gesù Cristo mi dona lo spirito suo, così io poi vengo alla casa e vi supporto. Vengo alla televisione, allo lavoro, alla scuola e vi supporto. Perché senza lo spirito di Gesù Cristo come si fa, come facciamo a volerci bene e a sopportarci? Senza lo spirito di Gesù Cristo c'è l'interesse, non si fa niente per niente. Tu pure le cose più piccole calcoliamo tutte, amici miei, chi è il problema? Figli miei, c'è una grande responsabilità per noi cristiani, perciò a Madonna Chiancia desidero che voi col vostro esempio, non con le parole, aiutate i peccatori a tornare a vedere, che arricchiate le loro povere anime e li riportiate tra le mie braccia. Perciò pregate, pregate, digiunate e confessatevi regolarmente, cioè a dire riconosciamo i nostri peccati, la nostra debolezza. E poi dice, se mangiare mio figlio, andare a messa per mangiare Gesù è il centro della vostra vita, allora non abbiate paura, potete tutto con Gesù. Io sono con voi, prego ogni giorno per i pastori e mi aspetto lo stesso da voi, perché ti hanno una responsabilità grande i pastori. Perciò, perché figli miei, senza la loro guida ed il loro rafforzamento che vi viene per mezzo della benedizione, non potete andare avanti. Come un figlio, su un terra, un padre, una mamma. Come fai? Come facciamo a andare avanti? È l'asilo, i maestri d'asilo, i maestri delle scuole elementari, i professori alle scuole medie, scuole superiori. Questo è il problema, carissimi amici. Perciò preghiamo, preghiamo e riconosciamo, non dobbiamo avere paura di riconoscere i nostri peccati, certo. Perché è da lì che viene la vera gioia, che è la gioia dei bambini, che non si possono proprio, sbagliano continuamente, lo so. Però si sentono, tua figlia. Certo. Amedeo, quanto tempo manca? Siamo addirittura d'arrivo, anche se oggi è giovedì, è stranissimo che ci siamo trovati, però poi un giorno lo ricordiamo. Vogliamo ricordare i suoi appuntamenti? Intanto per quanto mi riguarda, noi ci vediamo il martedì sempre all'interno di Spazio Libero, invece per quanto riguarda invece il venerdì verso le 12:40 siamo in diretta con Chi prega si salva. Ah, questo è il titolo. Questo, Chi prega si salva, che noi intendiamo per preghiera riflettere, rendersi conto, ecco, di riprendere coscienza, riunificarsi, perché la preghiera, quando si prega, si congiungono le mani, perché la destra e la sinistra fanno sempre a cazzotti come i fratelli. E allora c'è dentro di la guerra è dentro di noi, carissimo amici. Allora, se non c'è questa educazione alla preghiera, a riunificarci, siamo sempre dispersi, siamo sempre divisi. Facciamo pace con noi stessi. Ecco. Noi ci fermiamo, grazie Don Giancarlo, linea, cabina di regia di Medio Scarpelli, arrivederci.